Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Franco, 75 anni, ha effettuato alcuni anni fa un impianto di protesi peniena idraulica in un altro centro. Dopo alcuni anni la protesi si è rotta, non funzionava più. Franco aveva avuto un tumore alla prostata antecedentemente, quindi aveva avuto problemi di deficit erettile dopo la chirurgia per il tumore alla prostata, ha messo questa protesi, la protesi si è rotta. È arrivata alla nostra attenzione circa 3 mesi fa con questo device che non funzionava più, c'era un problema meccanico nel dispositivo. Abbiamo deciso insieme di sostituire questa protesi con una nuova. Sono passati 2 mesi e mezzo dall'intervento. Lui aveva effettuato precedentemente un impianto penoscrotale, quindi con un'incisione sullo scroto. Secondo la nostra filosofia, l'espianto può essere effettuato anche in un paziente che ha effettuato un penoscrotale facendo un'incisione infrapubica, così abbiamo fatto, e da un punto di vista estetico credo che sia il risultato finale molto molto migliore, soprattutto perché il paziente, da un punto di vista veramente della visibilità, non avverte la presenza della protesi. Franco, come stai a distanza di 2 mesi e mezzo? Molto bene e molto soddisfatto. I tubi della protesi, prima nello scroto li percepivi, adesso come sono? Ci racconti un C'è una attimo? differenza enorme. Prima erano sempre nel pompare, erano sempre li sentivo, mi davano noia nel gestire la situazione. Adesso non li sento più, come se non ci avessi niente. Bene, infatti la cosa che noi, il concetto che stressiamo molto è che l'impianto penoscrotale prevede l'emergenza dei tubi alla base del pene, quindi è inevitabile che siano sia visibili ma anche palpabili, quindi se uno volesse nascondere completamente la pompa e il device sarebbe molto molto più difficile. Ci racconti un attimo l'intervento, quanto è durato, la decisione che abbiamo preso, insomma un po' la dinamica. Dunque, la decisione è stata molto rapida e molto, molto rapida. Nell'arco di una settimana con il professore abbiamo organizzato il tutto e con una giornata di ricovero ho risolto il problema. L'intervento è come se non ce l'avessi avuto, anche il post-operatorio per quanto riguarda la ferita e quant'altro è andato tutto quanto magnificamente, senza nessun tipo di problema. Non so, dico una stupidaggine a livello infettivo e quant'altro. Dolore locale, non c'è avuto grosse Dolore complicanze. locale solo inizialmente, cosa che sarebbe, penso che sia normale dopo un intervento e un po' di dolore si sente, però è passato il tutto, attualmente è come se non avessi fatto niente. Tra l'altro, ricordo che la protesi era più corta. Quando io ho fatto l'espianto c'era ancora 1,5 cm di distanza dall'apice della protesi all'apice del corpo cavernoso. Quello che io dico sempre è che impiantare una protesi è un qualcosa che possono fare tutti. Impiantarla bene, quindi con la misura giusta, senza far percepire la presenza dei tubi, occultando tutto il device, è una cosa che pochi al mondo sanno fare. Da un punto di vista del glande soprattutto, vedi che c'è una differenza rispetto all'impianto precedente oppure no? Sì, indubbiamente sì, perché probabilmente il fatto che era la protesi leggermente più piccola, di 1,5 cm, non mi dava quella soddisfazione che ho attualmente. Bene, lo rifaresti? Indubbiamente sì, Va spero bene. di sempre di No, basta, non lo no. facciamo più ormai. Questa è l'ultima, anche perché insomma c'hai 75 anni, altri, no, no, altri 15-20 anni. Speriamo che duri sta protesi. Speriamo Va bene. di campare altri 15-20 anni, Va bene, te lo insomma. auguriamo, Franco. Invitiamo tutti quanti a mandare una mail all'indirizzo qui in sovraimpressione con le vostre domande e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.